La rassegna culturale Sport Calcio in Meridione si ritrova e si rinnova a Nocera Superiore presso il Club Napoli e si immerge nel passato con la presentazione di un testo moderno dal titolo Nocera Superiore, note da documenti inediti e tradizioni, un lavoro minuzioso da parte di chi non ha avuto esitazioni, ha voluto lavorare non solo su un testo ma anche sulle vicende della città di Nocera Superiore, un testo che racconta la storia di una città, un vero e proprio lavoro certosino, episodi storici di cui non vi era assoluta traccia. Così chi ha voluto dare omaggio alla presentazione del manufatto ha voluto ricordare l'attenzione del lavoro, ma anche la passione dell'editore attento alla memoria storica della città. Una presentazione che ha portato la tradizione del racconto di un'attenzione di come vivere il territorio. Visto che Nocera Superiore è famosa per essere molto frazionato, nella mia frazione, quella di Pecorari, e che per la prima volta viene presentata a Pecorari, essendo già stato presentato presso la biblioteca comunale, che però è all'estero, a San Clemente. E questa è una storia particolare, visto che qui stiamo nel Club Napoli, se fosse una partita di pallone questo sarebbe il libro del 90° minuto, perché è stato salvato da Ciro Gambardella, già sindaco di Nocera Superiore nel 1944, quando prese il manoscritto di Gennaro D'Alessio, sindaco ai tempi della Grande Guerra, e lo recuperò e lo pubblicò in un raro libro, di cui qui abbiamo riprodotto in quarta di copertina la copertina originaria. Però anche questo libro ormai era diventato introvabile grazie al compianto professore Cicalese, che mi ha dato una copia dell'originale. L'abbiamo riprodotta arricchendola però di altri documenti, come per esempio il giornale ufficiale del Regno delle Due Sicilie, il programma pittoresco, che parlano dell'arrivo della stazione ferroviaria a Nocera Superiore, un episodio storico molto importante avvenuto nell'estate del 1857. Poi, essendo questo libro stato scritto immediatamente dopo la Grande Guerra, c'è anche l'elenco dei caduti di Nocera Superiore nella Prima Guerra Mondiale. Questa appendice serve anche a colmare due falle, perché al momento nella stazione non c'è una lapide che ricorda la sua inaugurazione, stiamo parlando comunque di una delle più antiche della Campania, e non c'è, Nocera Superiore è una delle pochissime città che non ha un monumento che ricordi i caduti della Prima Guerra Mondiale. Un libro importante perché è uno di quei pochi libri inizialmente che sono stati scritti su Nuceria, perché era un, penso l'avete notato, era un sindaco che in quei tempi, che cosa, è un sindaco gentiluomo, era uno di quei sindaci che praticamente prendeva in considerazione quello che era il suo territorio e approfondiva quelle conoscenze che c'erano. Parliamo di Gennaro D'Alessio. Perfetto, parliamo di Gennaro D'Alessio, che ha fatto, tu sai che c'è stato Luna d'Oro, c'hanno stato anche gli altri che hanno scritto, lui ha fatto un riassunto di quelle cose che c'erano, le ha fatte in maniera abbastanza completa, per cui può essere anche un motivo di spunto per gli studi successivi. Andare a scovare delle ricchezze, delle perle e darle a tutti, in modo che ci sia un arricchimento per tutti. Si tratta della riedizione critica e con delle aggiunte ad un testo che costituisce un piccolo e misconosciuto caposaldo della storiografia locale, appunto scritto da un sindaco della città nei primi del Novecento e con diciamo, la testimonianza di un profondo amore per il proprio territorio, del quale in una fase, come dire, nella quale c'era un'attenzione estremamente forte per la storiografia locale, per la riscoperta dei documenti, insomma per una presa di consapevolezza diversa del proprio vivere il territorio. L'occasione qui di ascoltare, di capire insomma, i vari scritti che sono stati riportati all'interno di questo libro. Il sindaco Giovanni Maria Cuofono ha immediatamente voluto partecipare con una presentazione che troviamo appunto all'interno del libro, proprio per dare importanza, per far capire effettivamente che questo è un libro importante, la storia di Nocera Superiore, dove si parla del sindaco della Prima Guerra Mondiale, Gennaro D'Alessio.